Al di là di come finirà questa partita, se prima ho detto dove cazzo vogliamo andare mercoledì, adesso lo ribadisco. Perché chi ha visto questa dea questa sera, anche contro una Roma che comunque veniva qui per far punti, perché la Roma non è certa della Champions, la dea ha dimostrato il suo valore. Al di là che adesso Pellegrini ha pareggiato su calcio di rigore, accorciando le distanze. Al di là che dopo il rigore trasformato la Roma è un po' uscita fuori, chi ha visto la partita sa che comunque nonostante il solo 2-1 non c'è stata storia. Non c'è stata storia. L'Atalanta ha distrutto la Roma ai punti. Poi le palle non sono entrate, soprattutto per imprecisioni dei giocatori dell'Atalanta, ma il pressing, quello che hanno creato veramente Bergamaschi, è qualcosa di assurdo. Ragazzi, ripeto, sono ingiocabili in questo momento. Come gioca la Dea? Ma come gioca questa Atalanta? Come gioca? Come gioca? Come gioca? Come gioca? Come gioca? Fan paura. Fan paura e ripeto, noi non so neanche se ci meritiamo la Champions, ma siamo qualificati. Al di là che sti qua mercoledì possono farci una faccia così, ci hanno fatto qualificare in Champions questa sera, perché per far sì che la Juventus non si qualificasse in Champions, la Roma a Bergamo doveva vincere stasera, sta perdendo addirittura, non gli basta neanche un pareggio alla Roma. Cioè, la Roma un pareggio va bene perché poi se la vede con l'Atalanta, ma per la Juve basta anche un pareggio della Roma che va in Champions. Però è vergognoso conquistarla così. Non per meriti tuoi, ma per meriti dell'Atalanta e dei meriti della Roma che non va a vincere a Bergamo, che al giorno d'oggi ci sta a non vincere a Bergamo, perché sono veramente assatanati. Non uso la scusa del giovedì che hanno giocato, perché anche Atalanta ha giocato, quindi entrambi hanno giocato il giovedì. Sì, magari Atalanta è vero, la Roma era in trasferta, però questo conta poco. La Dea è troppo superiore, ragazzi. De Ketelaere, che stagione, oggi ti fa una doppietta in pochissimo tempo. Ti fa una doppietta in pochissimo tempo, cioè già subito primo corner, tiro e parata di Svilar. Poi il gol, azione personale di De Ketelaere, porta palla, lo lasciano fare comunque anche lì da rivedere. S'accentra, tiro e fa gol 1-0. Secondo gol bellissimo da una palla recuperata da Ien di testa sul contrasto di Lukaku all'1-2 tra Scamacca e Koopmeiners. E Koopmeiners mette questa palla dentro per De Ketelaere che non sbaglia e trova gol del 2-0. De Ketelaere che poi ha avuto anche l'occasione del 3-0 con quel tiro troppo chiuso e la palla esce fuori di poco. De Ketelaere che ha avuto un'altra occasione con un tiro da posizione quasi difficilissima che però tira, Svilar fa la parata e la palla la manda sul palo. Koopmeiners che pena la traversa piena da calcio di punizione. Quanto ha creato la Dea? Quanto cazzo ha creato la Dea? Ma quanto? Troppo. La Roma nel primo tempo non ha creato nulla e nel secondo tempo la musica non cambia perché Gasperini mette Touré e Lookman al posto di De Ketelaere e Scamacca e subito i due hanno un'azione da gol. Touré che porta questo pallone in velocità, dà la palla a Lookman, Lookman col destro tira, chiude troppo questa palla ma di poco esce. Di poco esce. De Ron che anche lui tira da fuori aria e anche lì la palla esce di pochissimo. De Ron che poi dà un calcio d'angolo, tira al volo, la palla che va a scendere e non esce di molto. Ragazzi, non c'è stata partita. Poi, dopo tutte queste occasioni, anche mangiate, arriva l'ingenuità di De Ron che fa un intervento su Abraham, dove Abraham già va calciato, però il pallone non era ancora uscito dal gioco e il contatto c'è stato prima che il pallone uscisse dal gioco, quindi l'arbitro da calcio di rigore e Gasperini non la prende bene, quello è un contatto di gioco che deve valutare l'arbitro, il VAR da quello che ho capito non può intervenire e va Pellegrini che tira un gran rigore perché Canesecchi la intuisce, la para anche ma è angolata e forte il rigore di Pellegrini e la Roma accorcia con questo episodio perché fino a prima non aveva fatto nulla, un po' come Leverkusen, no? Che aveva sofferto, 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 poi grazie a un calcio di rigore aveva riaperto la partita e oggi la Roma ha fatto lo stesso. Con la differenza che poi ha avuto un'altra occasione con Pellegrini, dove dentro l'area di rigore col piattone tira e lì Karnesecchi fa una grande parata. E poi ha avuto anche un'occasione con Lukaku, con un 1-2 bello tra Abraham e Lukaku, dove praticamente tira Lukaku ma c'è stata la parata di Karnesecchi.
E qua ragazzi, 1-2 tra De Ketelaere e 1-2 tra Lookman e Koop Miners con Svilar fuori dai pali perché era uscito. Koop Miners apre il piattone, la palla è alta sulla traversa. Un ennesimo gol maggiore dell'Atalanta. Ennesimo, ennesimo. Poi ha avuto un'altra occasione Lookman, sempre, dove si è mangiato un altro gol. Ha avuto un'occasione a giro Miranchuk, tra l'altro, dove la palla esce fuori di poco. Ha avuto anche un'occasione prima, inizio primo tempo, all'inizio secondo tempo, che mi sono dimenticato di Scamacca. Tiro a giro che la palla esce fuori di poco. Ragazzi, veramente, non so io quanto la Dea abbia creato. Cioè, se non si vince, se la Dea non vince sta partita, è un po' un'ingiustizia, parliamoci chiaro, perché, ripeto, la Roma, se dovesse mai pareggiare, complimenti, perché è una Roma che non muore mai, manca un minuto ormai. Però ai punti, parliamoci chiaro, questa partita l'Atalanta la stramerita. Poi per carità, c'è anche la legge nel calcio, che quando ti mangi troppi gol, poi certe situazioni le vai a pagare, anche se, boh, non credo che sia questo il caso, onestamente parlando, perché vedo troppo on fire l'Atalanta. E ripeto, in questo momento sono ingiocabili. E loro non è che giocano una volta a settimana come noi. Loro qualche giorno fa, loro 2 settimane fa erano in Francia col Marsiglia, hanno giocato con la Fiorentina in Coppa Italia, sono andati comunque poi a Salerno, hanno vinto a Salerno, hanno vinto comunque in casa col Marsiglia, oggi comunque vengono in casa con la Roma. Loro giocano ogni 3 giorni, loro giocano ogni 3 giorni, ma la prestazione dell'Atalanta è sempre quella, sono instancabili, non cambia, non cambia niente e la partita è finita qui. Atalanta 2, Roma 1, ma alla Roma è andata anche bene perché il passivo poteva essere, non voglio esagerare ragazzi, ma chi ha visto la partita lo sa, l'Atalanta poteva fare tranquillamente 4-5 gol e mi tengo basso, ma l'Atalanta poteva fare tranquillamente 4-5 gol. E questi giocano ogni 3 giorni. Ma dove vogliamo andare? Io ringrazio la Dea, ringrazio l'Atalanta perché comunque mi ha fatto automaticamente qualificare in Champions. E adesso voglio il comunicato. Visto che abbiamo la certezza della Champions, cacciate il comunicato. Allegri fuori dai coglioni. Ah no, c'è la finale. Il comunicato eventualmente ci sarà dopo la finale perché guai, sia mai che la società si esprima prima della finale. Fatto sta che si esprima prima o no, mercoledì, ragazzi, sono cazzi. Perché la Juventus sono 14 punti in 14 partite, 15 punti in 15 partite. Dove vai con un'Atalanta che viaggia in questa maniera? Dove vai con questa Atalanta che viaggia in questa maniera? Troppo superiore oggi la Dea rispetto alla Roma. Forse sì, la Roma mi aspettavo qualcosina in più. Mi ha un po' deluso a sto giro. Però l'Atalanta è forte. In questo momento l'Atalanta è forte. Ha battuto il Liverpool. Cioè, se una squadra ti elimina il Liverpool, di cosa vogliamo parlare, no? Quindi in questo momento l'Atalanta è ingiocabile. E io non dico che sono pronto al peggio, perché peggio di oggi contro la Salernitana non puoi fare. Non puoi fare. Perdere contro l'Atalanta non è dire sono pronto al peggio, perché l'Atalanta è forte come squadra e secca la finale, ci sta che la perdi. Quindi non posso dire sono pronto al peggio, ma sono pronto alle mazzate che prenderemo, ragazzi. Perché ripeto, se giochi così contro questa Dea, non c'è partita già adesso, lo dico, ma non c'è partita. Come gioca? Che spettacolo la Dea, ragazzi, come gioca la Dea. Mamma mia, Dea Bologna quest'anno in realtà, tra virgolette, medie come squadre, anche se Atalanta è tantissimi anni che ormai non è più una media, una big, però è sempre bello vedere giocare perché bisogna sempre ricordarci da dove partono queste squadre. E è spettacolo vederle, è troppo bello, troppo bello. Questo è il calcio che mi piace. Complimenti. E adesso ragazzi, però Roma si fa dura per la Champions perché Atalanta è avanti di 3 punti, se non sbaglio, con una partita in meno. Quindi adesso per la Roma, l'unico motivo per cui si può qualificare la Roma è sperare che l'Atalanta arrivi quinta, ma vinca l'Europa League. Così automaticamente si sblocca al sesto posto per la Champions. E a quel punto la Roma andrebbe in Champions da sesta. E se squadra italiana in Champions è qualcosa da pazzi. Sarebbe bellissimo.
Poi con il nuovo format bisogna anche vedere come viene, però se squadre in Champions sarebbe tanta roba, ma l'unico modo per far sì che succeda questo è che appunto Atalanta arrivi quinta e vinca l'Europa League. Io vi parlo in questo momento in questa maniera perché dubito che la Roma possa scavalcare l'Atalanta in campionato, perché sì, la Roma ha due partite abbordabili, le prossime, ma l'Atalanta, ripeto, ne ha altre due di cui una da recuperare, quindi l'Atalanta è quasi sicura già della Champions in campionato, quasi. Però io gli auguro di vincere anche l'Europa League. E se la meriteranno, ragazzi, è giusto che vincono anche la Coppa Italia. Se fai schifo e sei inferiore, bisogna ammetterlo. Ora vediamo mercoledì cosa succede. Ma vedendo questa dia di stasera, come gioca la Dea. Ragazzi, iscrivetevi, lasciate like, fate un po' quello che volete. Bellissima la partita. Dall'Atalanta, bella.